Allora, prendo qua e là le slide che mi servono, non racconto tutto nel dettaglio, perché lì ci sono poi anche degli esempi che ci interessano relativamente. Allora, nel quadro dei requisiti, teniamo sempre in mente, requisiti funzionali da un lato, non funzionali che possono essere di prodotto, di processo o esterni, ok? Esterni o di dominio. Allora, i requisiti di dominio sono particolari, no? Perché vi dicevo, li ha fatti qualcun altro e noi ne dobbiamo tener conto. Li ha fatti qualcun altro e li ha scritti o li ha descritti a modo suo, seguendo le sue regole, parlando la sua lingua. I requisiti esterni sono espressi quasi sempre parlando nel linguaggio del dominio. Se io ho come requisito esterno il soddisfare una determinata norma fiscale, per leggere e capire quella norma devo essere un esperto in fisco, devo essere un commercialista, oppure avere qualcuno vicino a me che riesca a capire. Io come informatico non lo capirei mai. Se ho dei requisiti sulla sicurezza, quindi crittografia, sicurezza, protezione dei dati, eccetera, devo essere un esperto nel dominio di sicurezza, se no la terza riga mi sono già perso. Quindi o lo leggo insieme a voi questa cosa oppure non ci capisco niente. No? Se parla di, che ne so, di logistica, trasporti, eccetera, devo essere esperto di quali sono i concetti, le norme, le caratteristiche di quel dominio in cui vado a operare. Allora, mentre nel resto dei requisiti che produco io, in qualche modo, dicevamo, nascono, quando va bene, da un dialogo tra il committente, che è esperto ovviamente del dominio, e l'analista, che cerca di tradurre le esigenze del committente in requisiti formali. Quando ho un requisito esterno, no, me lo devo prendere così com'è e incorporare. Allora, molto spesso i requisiti esterni non sono comprensibili agli sviluppatori, alle persone che hanno il background tecnologico informatico. Cioè, una norma fiscale viene scritta per essere letta da un commercialista, non da uno sviluppatore che si deve fare il software che implementi quella norma. E quindi succede che o nel team di lavoro includi, almeno per alcuni periodi, degli esperti di dominio o dei vari domini da cui provengono i tuoi requisiti esterni, oppure magari hai un team di sviluppo che è specializzato in quello. No, ricordo, mi è venuto in mente così per caso una software house anche piccolina con cui ho avuto uno studente che ha fatto il tirocinio. Questi erano specializzati in software per, come si chiama, le certificati ambientali, no? sui rifiuti che produci, come li smaltisci, eccetera eccetera. E quello è un mondo a sé che si stratifica in 12.000 complessità diverse. Quel team di sviluppo era magari 3-4 sviluppatori, facevano quello, quindi erano degli sviluppatori esperti in quel dominio. Probabilmente avessi chiesto di fare una cosa diversa, sarebbero cascati dalle nuvole. Quindi questo aumenta la complessità organizzativa, il che vuol dire che se devo sviluppare delle funzionalità, e se tenete presente che ci sono requisiti qualitativi, non funzionali, impattano su tutto il sistema, quindi non solamente su quel modulino. O mi porto in casa, nel team di sviluppo, un esperto di quella materia, oppure trovo un team di sviluppo che per esperienza, no, sia esperto, sia già in qualche modo formato su quella materia specifica. Quindi questa è una difficoltà. L'altra difficoltà dei requisiti esterni è che sono molto più impliciti, cioè danno, così come io do per scontato che cos'è l'if e che cos'è il while, perché fanno parte del mio dominio di conoscenza, e che cos'è un modulo, che cos'è un software, cos'è il sorgente, cos'è l'eseguibile, non sto a ridire, a spiegare, e anche chi scrive le norme di un certo tipo dà per scontato tutta una serie di background che sono di base in quel dominio lì.
ma che, la cui conoscenza mi serve per poter capire il resto. No? E quindi questi requisiti non sono mai espressi, tenete presente il requisito della quale, la caratteristica di completezza che abbiamo visto prima. Devo dire tutto ciò che serve. E in questo caso mi trovo un documento che mi specifica delle cose che però dà per scontate tantissimi altri aspetti, li dà per scontati, perché per loro sono ovvi, ma per me che vivo in un dominio diverso, perché il dominio dello sviluppo software non è il dominio, che ne so, dei certificati ambientali, mi sfuggono, non li conosco. E non essendo espliciti non posso neanche fare lo sforzo di dover capire. Quindi questo è un punto normalmente di criticità. Facciamo attenzione a ciò che non arriva da noi, a ciò che non, ai requisiti che non produciamo in casa, e assicuriamoci di avere qualcuno che sia in grado di capirli, capire sia ciò che c'è scritto che ciò che non c'è scritto, ciò che è lasciato implicito. L'altro aspetto è che una parte di questi requisiti sono requisiti, li abbiamo divisi la volta scorsa tra requisiti utente e requisiti di sistema, no? Dicevamo, requisiti utente sono, devono essere letti e compresi da, anche dai committenti, anche dai manager, mentre invece i requisiti di sistema sono più pensati per il personale con competenze più tecniche. Questo cosa vuol dire? Tra l'altro, che i requisiti utente non li posso esprimere sotto forma di formule matematiche, non li posso esprimere sotto forma di codice o di pseudocodice neppure, ma perché siano comprensibili all'utente finale, al committente, che magari è un espertissimo di ambiente, ma non è detto che sappia leggere due righe di pseudocodice, allora dovrò usare una formalizzazione. I requisiti dovranno essere sempre chiari e formalizzati, ma una formalizzazione che sia comprensibile anche l'utente. E cosa vuol dire? Vuol dire scriverlo in italiano, vuol dire fare degli schemini, delle tabelle, magari anche un modello concettuale, ma magari lo facciamo semplificato senza tutte le freccioline, le cardinalità, le altre cose, perché magari non le capisce o creerebbero solo confusione. Quindi ciò che sono obbligato a fare per mantenere comprensibili i requisiti utente all'utente, e ci mancherebbe ancora, è quello di essere più ambiguo. Mi costringo a scegliere delle modalità di rappresentazione che siano più ambigue. Più ambigue vuol dire che lo scrivo in italiano anziché magari con dei diagrammi, in UML ad esempio, o che il diagramma che faccio è semplificato, non ha tutte le classi, non ha tutte le cardinalità, non ha tutti i processi, non ha tutti i dettagli, allo scopo di essere maggiormente comprensibili. Però ho tolto informazione, quindi ho perso completezza e ho aggiunto ambiguità. Per raggiungere che cosa? La comprensibilità. Va bene, bisogna solo trovare, essere coscienti di questo fatto e trovare il giusto punto di equilibrio. Non aver buttato via del tutto. Io ho visto dei documenti di specifica che nelle prime pagine dei disegnini tutti belli colorati, fatti con gli omini, le figurine eccetera, carini con le frecce colorate, e poi dopo invece andava avanti, per dire, in bianco e nero con documenti più tecnici. Allora quella parte lì si vedeva che non era pensata per essere presentata o letta al manager del committente. La speranza che, avendo così introdotto un livello di ridondanza, cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto le stesse cose due volte, la prima in modo carino, la seconda in modo approfondito. Perché? Perché la seconda non è più ambigua, è più precisa. La prima, per poterla dire in modo comunicativamente più efficace, l'ho dovuta rendere più ambigua. Così facendo ho introdotto ridondanza, cioè ho detto le stesse cose due volte, e quindi devo poi assumermi la responsabilità e fare i controlli tripli che ciò che c'è scritto nella parte più tecnica sia coerente con ciò che c'è scritto nella parte più divulgativa. La coperta è corta, eh? Tutti questi requisiti di bontà, tutte queste qualità, no, dei requisiti, non riusciamo a soddisfare contemporaneamente. Quando vogliamo soddisfare di più uno, ci scappa l'altro, no? Quindi bisogna trovare, diciamo, il giusto compromesso, che dipende anche molto dalla complessità del sistema, dal tipo di committente. Tutte le volte ovviamente siamo costretti a usare dei requisiti in linguaggio naturale, ovviamente perdiamo in chiarezza e quindi aumentiamo l'ambiguità, possiamo avere
la cosa peggiore che può esistere è confusione tra funzionale e non funzionale. Quando do una cosa descrittiva tendo a mescolare, no? Ma lo faccio anch'io quando faccio degli esempi, qua quando spieghiamo qualche concetto io vi dico sempre, per aiutarmi cerco di visualizzarmi un modulo, una pagina web che fa quella cosa. In realtà nel requisito funzionale non ci sta il modulo, no? O la pagina web fatta in un modo piuttosto che in un altro. Quello è poi un requisito grafico, se vogliamo, che viene dopo, sicuramente non funzionale, perché l'importante è che cosa fai, non come lo fai. Però per aiutarmi a spiegarlo, e questa è la carenza del linguaggio naturale, ricorro a delle metafore, delle analogie, degli esempi, e in questi esempi butto dentro, per poter fare un esempio concreto, devo dargli una forma. Questa forma è già un requisito non funzionale. E quindi ho mescolato, per spiegare meglio un requisito funzionale, ci ho messo dentro dei requisiti non funzionali, che poi magari requisiti non sono neanche, perché potrei anche farlo in un modo diverso, quello l'ho spiegato solo come un esempio. Vedete che si crea confusione, no? E quindi questa è una conseguenza normale di avere una parte descrittiva, no, in linguaggio naturale. Così come appunto per avere un testo più facilmente leggibile, spesso non si fa l'operazione di avere ogni frase, un requisito, tutte belle separate, perché diventano molto troppo schematiche e quindi difficilmente spiegabili. Questo, se vogliamo, è il prezzo da pagare per avere la parte di requisito utente comprensibile dall'utente. Ok, questi erano due puntualizzazioni che mi rimangono da fare sulla parte di qui. Adesso, in questa faticosa ora precedente abbiamo detto, o ci siamo convinti, di come devono essere fatti dei documenti con i fiocchi, con le tre stelle, dei documenti di requisiti con le tre stelle. Quali sono tutte le qualità e le caratteristiche che deve avere una buona documentazione dei requisiti per poter essere, per poterci supportare nella fase di sviluppo. Ci ricordiamo la prima slide che abbiamo visto di questo capitolo, quella V che scende e risale. Abbiamo introdotto il problema dei requisiti perché ci aiutasse A a realizzare il sistema e B a far sì che il sistema fosse accettato dal cliente, perché faceva esattamente ciò che il cliente voleva. Non lo stiamo facendo per motivi estetici, perché ci piace, perché siamo pignoli, no, perché siamo confiscato, ma per avere un processo più snello e con meno problemi, quindi ridurre i rischi. Allora, con tutte queste qualità generali, la domanda è, va bene, ma allora sto documento di requisiti, come è scritto? C'hai un template Word? No? Hai un esempio? No? La classica domanda che uno dice, comincia la tesi, sì, come va fatta? Come lo strutturo? Sì, puoi raccontarmi in 6 ore su come deve essere, su qualità deve avere, ma fammi un esempio così è più semplice. Noi abbiamo in realtà ben più di un esempio, abbiamo una norma, come al solito, che ci può aiutare. Allora, noi stiamo parlando quindi di un oggetto concreto, adesso, che chiamiamo il documento dei requisiti. Poi a volte è un documento, a volte sono 27 documenti, però sono organicamente rappresentati per raccogliere i requisiti. Quindi pensiamo a un documento unico che sia il documento ufficiale, no, di ciò che è richiesto agli sviluppatori. Quindi è la fine del processo di analisi, la fine di tutte le domande, le negoziazioni, le discussioni che ho fatto col cliente, gli approfondimenti che ho fatto sul dominio, le analisi di fattibilità che mi sono fatto da solo per capire se certe funzionalità si possono fare in un modo o in un altro. Quindi la fine di tutto questo processo lo cristallizzo in un documento che sia il riferimento per gli sviluppatori del sistema, da cui possa iniziare la fase di progettazione e sviluppo vera e propria. Questo documento quindi diventa poi l'allegato al contratto che dice agli sviluppatori fammi questo, anzi spiega il significato di questo, solo che la parolina questo è spiegata in 200 pagine, va bene? E ovviamente deve comprendere non solo le informazioni per gli sviluppatori, ma anche quelle dal punto di vista utente, sono inscindibili le due cose,
Se le metto in due documenti separati o le faccio evolvere in modo indipendente, sono sicuro di fare l'altalena sbagliata. Il documento dei requisiti non è un documento di progetto, design document. Non ti dice come è fatto il sistema, di quali moduli è composto, qual è l'architettura, quindi come sono fatti, come sono distribuite le funzionalità, come comunicano tra di loro i vari moduli. Non dovrebbe, perlomeno. Può porre alcuni vincoli sulla progettazione del sistema nella parte dei requisiti tecnologici, quei requisiti di prodotto, non funzionali. Ma il più possibile il documento dei requisiti dovrebbe concentrarsi su che cosa fa il sistema, non come lo fa, neanche come è fatto. Che cosa fa il sistema? Il più delle volte, che cosa fa il sistema dal punto di vista degli utenti che lo usano. Quindi, che cosa fa il sistema? Sì, ma sarebbe meglio pensare che cosa fanno gli utenti col sistema. Questa è la domanda a cui deve rispondere in generale, non a livello macro, il documento dei requisiti. Cosa possono farci gli utenti con questo sistema? Sì, ma cosa ci faccio? E quali sono le condizioni, i vincoli, no, non funzionali, con cui lo faccio? Poi come faccia il sistema a farlo, come si è organizzato internamente, come si è strutturato, interessa ovviamente la fase di progettazione. Ma appunto sono già scelte di progetto, sono già risposte, non sono domande. I requisiti sono domande, sono richieste. Il documento dei requisiti è un documento che viene visto e letto in modi diversi da utenti diversi. E qui un po' riprende quello che avevamo già detto a proposito dei requisiti utenti e requisiti sistema, che sono, diciamo, a livello del documento complessivo. Si va da i system engineers, quindi coloro che realizzano il sistema, ai customers, quindi coloro che utilizzeranno il sistema, e ciascuno ovviamente lì dentro ci vede cose diverse, legge cose diverse, le legge con chiavi di lettura diverse a seconda di qual è il suo interesse all'interno di quel documento, no? Quindi quel documento lì è una sorta di Bibbia che viene a un certo punto consolidata e è la base, no, dello sviluppo successivo. L'unica differenza è che, a differenza della Bibbia, questo è modificabile, no, come avevamo già detto prima, quando ovviamente ce ne sia una necessità e nelle modalità opportune che sono state definite contrattualmente. Quindi i clienti soprattutto sono interessati al fatto che i requisiti specificati nel documento soddisfino i loro bisogni. Poi tutto il resto, sommato, oltre all'altro aspetto che non c'è in questo documento, che è del quanto costa e quando me lo consegni, ma l'aspetto principale che, diciamo così, che interessa al cliente è che cosa fa il sistema. Fa ciò che il sistema farà, soddisfa i miei bisogni? Dopodiché c'è tutto il gruppo di persone che dovranno gestire lo sviluppo, a partire da chi deve pianificare lo sviluppo stesso, e quindi a partire da quei requisiti devo pianificare cosa faccio, facciamo un rilascio unico, facciamo un rilascio in tre fasi, facciamo i test, questo lo facciamo in casa, questo lo facciamo, lo subappaltiamo ad altri, no? Allora il manager in questo caso, che gestisce il processo, affetta, ritaglia i requisiti in varie parti che verranno usate in tempi diversi oppure verranno sviluppate da gruppi di lavoro diversi. E poi ovviamente la parte più di sviluppo si occupa ovviamente della progettazione, della realizzazione, del test del sistema, il test dei moduli e il test di integrazione del sistema, e il test di sviluppo sulla base dei requisiti. C'è a volte un modo errato di procedere in cui faccio un software e poi scrivo dei test per testare quel software. In realtà i test dovrebbero essere scritti o prima o indipendentemente dall'implementazione del software, partendo non dal software che ho implementato, bensì dai requisiti che quel software deve realizzare, no? Vedetela un po' come una partita 2. C'è un requisito funzionale che dice che il sistema deve fare una certa cosa,
Questo requisito viene letto da due persone diverse, chi implementa quella funzionalità e chi realizza i test o il piano di test per quella funzionalità. Se le cose sono fatte bene, no? Chi in qualche modo chi sviluppa il sistema deve, per vincere la partita deve passare tutti i test. Chi sviluppa i test per vincere la partita deve riuscire a far fallire almeno un test. No? Quindi deve sviluppare il test bene in modo che verifichino tutte le funzionalità del sistema, rispetto ai requisiti ovviamente. Non vale barare, perché se chi fa il test e fa un test che non è previsto dai requisiti, ha sbagliato, no? Ha barato, quindi viene squalificato, no? In questo ipotetico gioco. Dopodiché, a valle di questo, il software sviluppato viene messo insieme col programmino di test e si vede se funziona tutto. Se funziona tutto, abbiamo una buona, ragionevole certezza che quel software implementa quei requisiti. Perché? Perché è stato verificato con dei test che sono stati derivati direttamente dai requisiti. Se io invece sviluppo i test guardando il software, sono fregato. E frego da solo. Perché dentro quel software possono esserci messe delle interpretazioni errate dei requisiti. Errate o lecite ma ambigue, no? E allora se vado a vedere che scelte ha fatto quel test, quell'implementatore di quel software, non mi rendo conto del fatto che nei requisiti magari c'è un'ambiguità, oppure quello sviluppatore ha capito male, no? Può succedere, o magari chi ha sviluppato il test che ha capito male. L'importante è scoprire il prima possibile queste discrepanze. Quindi un processo fatto bene si consiglia di avere proprio il team di sviluppo e il team di testing quasi di uguali dimensioni, che lavorino insieme in questo modo. Ma poi, una volta consegnato il sistema non è finito. Il lavoro vero comincia dopo che ho consegnato il sistema, cioè mantenere in vita il sistema stesso. E quindi ci sono delle persone che devono occuparsi della manutenzione del sistema. Manutenzione significa tenerlo acceso, tenerlo vivo, fare in modo che continui a funzionare, eventualmente correggere dei piccoli difetti. No, cosiddetta manutenzione correttiva, correggere dei piccoli difetti di cui non ci si è accorti nella fase di sviluppo e nella fase di test di accettazione. No, molto spesso, appunto, nei contratti di committenza c'è sia la parte di sviluppo che la parte di manutenzione per canone annuale, tot mesi, che comprende di solito la correzione dei difetti, la cosiddetta manutenzione correttiva, mentre invece non viene compresa quella che a volte si chiama manutenzione perfettiva, cioè aggiungere delle cose per rendere il sistema migliore, dare delle funzionalità in più. Quella la paghi a parte, se la vuoi. Allora, come faccio anche contrattualmente a decidere se io voglio quel bottone spostarlo da questa pagina a quell'altra, se quella è manutenzione correttiva, nel senso che quel bottone era nel posto sbagliato, oppure perfettiva perché sto chiedendo una funzionalità in più? Perché una è compresa e l'altra la pago, quindi sarebbe bene avere un modo certo di distinguere le due. È di nuovo il documento dei requisiti. Quello lì, la posizione di quel bottone, era determinabile dai requisiti, i requisiti ci facevano capire che quella soluzione è sbagliata e quell'altra è giusta, allora chiaramente sto correggendo un errore, un'errata implementazione dei requisiti. Se invece nei requisiti non c'era menzione di quello, non si poteva chiaramente dedurre logicamente, allora mi stai chiedendo una cosa in più, stai aggiungendo un requisito che prima non c'era. Benissimo, sono contento, mi paghi per farlo. Quindi questo documento è la base sia contrattuale che operativa per molte attività sul sistema informativo. E non a caso costa svilupparlo, come dicevo, la fase di analisi, quando fatta bene, no, viene fatta a parte e pagata a parte rispetto allo sviluppo del sistema. Questo documento dei requisiti, quindi, noi suggeriamo, no, o ci ispiriamo a una norma in questo caso che era stata inizialmente proposta dai IEEE tanti anni fa, nel 98. Poi ci sono state ovviamente delle revisioni successive, in qualche modo questa norma è poi stata presa anche dall'ISO, che definisce la struttura generale per il documento dei requisiti, struttura generale, quindi un modello, un template, una serie di titoli con le raccomandazioni di cosa metterci nelle varie sezioni, che può servire da guida per il documento dei requisiti che costruiremo. Questa è una guida, non è una legge. Le norme tecniche
non sono norme di legge. Tutti i documenti che sono fuori dall'ISO e compagnia bella sono semplicemente degli standard tecnici che io posso adottare se voglio, a meno che non ci sia una norma di legge applicabile che mi dice se tu sei obbligato a rispettare quella norma tecnica, non me lo deve dire la legge, altrimenti di per sé sono documenti di riferimento, se voglio li posso usare. Come ti dici, piuttosto che inventarselo da zero partiamo da quello. Poi ci sono aziende magari o settori in cui ci sono delle necessità maggiori e quindi hanno già al loro interno degli schemi diversi o degli schemi più complicati, più articolati o a volte anche più semplificati, e quello diventa uno schema interno, non un modello interno. Noi per essere un pochino neutrali non andiamo a prendere il modello di documento di requisiti dell'azienda X, prendiamo quello standard che tutto sommato ci permette di capire. Lo standard citato è questo qui, che si chiama appunto, qui siamo a pagina 17, andiamo all'inizio, si chiama appunto Recommended Practice for Software Requirement Specifications dell'IEEE. Questo documento invece, essendo dell'IEEE, che è un editore di ingegneria elettrica ed elettronica, lo potete vedere dal Politecnico, perché la biblioteca è abbonata a tutta la pubblicazione dell'IEEE, quindi a differenza dell'ISO che se c'è in forma cartacea, questo si potete vedere. Quando siete sulla rete del Politecnico lo potete scaricare, visualizzare direttamente dal sito dell'IEEE gli standard, da casa invece ovviamente no. E qui parla di SRS, no? In tutto questo documento parla di SRS, che sta appunto per Software Requirement Specification, quindi specifica dei requisiti del software. E questo documento non è molto lungo, sono 30 di pagine, quindi tutto sommato abbastanza facilmente digeribile, suggerisce di strutturare il documento in questo modo. Tra l'altro qua vediamolo alla fonte, è scritta qua questa tabellina, tra l'altro qua riconoscete cose che abbiamo già visto, che erano prese da qua, le caratteristiche dei requisiti di cui abbiamo parlato prima. E dove è andata? Questo è l'indice suggerito per un documento dei requisiti. Introduzione, descrizione o requisiti specifici. Ci sono tre grosse sezioni. Appendici, vabbè, indice analitico in fondo. L'introduzione dovrebbe essere una parte, no? Più breve, che descrive per sommi capi le funzionalità del sistema. Purpose, lo scopo, il motivo per cui il sistema viene creato. Per fare che cosa? Per risolvere quali problemi? Serve per porre il contesto. Lo scopo è il perimetro all'interno del quale il sistema lavora. L'ambito, no? In italiano scopo si tradurrebbe come ambito. L'ambito di lavoro. Di che cosa mi occupo? Mi occupo di tutto? Mi occupo del sottosistema delle spedizioni? Mi occupo del bilancio? Ma il bilancio comprende anche i pagamenti? Sì o no? Quindi delimitare che cosa è dentro e che cosa è fuori dal sistema. Prima ancora di dire cosa fa nel dettaglio, definiamo lo steccato, e tutto ciò che è all'esterno di questo steccato, di questo perimetro, non ci interessa. Esisterà, sì, per carità, farà parte del contesto dell'ambiente, ma quello è ambiente, è esterno, non è il sistema che stiamo descrivendo. Quando è il nostro universo qua dentro. Poi abbiamo definizioni, acronimi e abbreviazioni, cioè il nostro glossario. Definiamo innanzitutto i termini che useremo in modo non ambiguo, specificatamente in questo documento. Lo faccio dopo che ho definito il perimetro, dopo che ho definito l'ambito.
io mi occupo in quest'ambito, definisco questi termini. Non mi importa se quei termini al di fuori di quest'ambito mio specifico hanno un significato diverso o vengono usati in modo diverso, tanto ormai mi sono ristretto a quell'ambito lì. E qui essenzialmente è finita l'introduzione, perché dopo ci sono i riferimenti, quindi link ad altri documenti interessanti o norme o diciamo così, altre informazioni esterne, e l'overview, di nuovo la vista d'insieme di ciò che segue. La parte 1 appunto è molto introduttiva, serve a porre il contesto. A cosa serve il sistema? Dove finisce il sistema? Dov'è delimitato? E quali sono i termini, i concetti principali che vengono usati? La parte 2 invece è la descrizione più di dettaglio. No? La descrizione generale, questa overall description, che parte, no, qui la chiama product perspective, una vista d'insieme del prodotto, no, quella che possiamo chiamare la visione generale, lo scopo, la funzione principale, che cosa questo prodotto deve fare in generale, quali sono le funzioni che copre. Questa è la parte descrittiva, che ti racconta a parole che cosa fa questo sistema, con chi deve interagire, quali sono i suoi utenti. È la parte più legata all'utente, al committente, che se vogliamo questo 2.1 è l'espansione dell'1.1. No, nell'1.1 ho detto questo sistema deve servire a queste cose, nel 2.1 lo vado a spiegare meglio, con più dettagli. Adesso lo posso spiegare meglio, sia perché magari ho più tempo, ho meno fretta nell'introduzione, non posso andare avanti un'introduzione di 80 pagine, ma perché ho già poi delle definizioni a cui far riferimento, ho già un ambito preciso in cui sto parlando, quindi lì posso spiegare meglio ciò che era l'obiettivo principale. E poi entro nelle parti analitiche, le funzioni del prodotto, cioè tutti i requisiti funzionali messi qua dentro, le caratteristiche degli utenti, chi sono gli utenti che si collegano al sistema, quali ruoli hanno, quali funzionalità sono accessibili a quali tipi di utenti, come accedono, con quali dispositivi, e poi i vincoli, che sono, noi abbiamo chiamati qualità o requisiti non funzionali, i vincoli imposti sul sistema. No, quindi descriviamo il sistema dal punto di vista delle sue funzioni, dal punto di vista dei suoi utenti e dal punto di vista dei vincoli o qualità o requisiti non funzionali. Quindi queste varie cose di cui abbiamo parlato vanno poi a incastrarsi in questi singoli capitoletti, se scegliamo ovviamente di utilizzare questo template, questo modello per il nostro documento di specifica dei requisiti. Questa assunzione di dipendenze che c'è al 2.5 è un'assunzione, è qualcosa che io do per scontato che sia vera, e il mio sistema funziona correttamente solamente se quella cosa è vera. Che differenza c'è tra un vincolo e un'assunzione? Un vincolo è una condizione all'interno della quale il mio sistema dovrà funzionare. Deve funzionare senza superare quei limiti, rispettando quei vincoli. Quindi è una prestazione che il sistema deve offrire. Il sistema deve rispettare quei vincoli che io ho imposto. Non viene automatico. Un'assunzione è qualcosa che invece a monte io suppongo che sia già soddisfatta dall'ambiente in cui il sistema deve funzionare, e se per caso non fosse soddisfatta io ho tutto il diritto di non funzionare. L'importante però è esplicitare quali sono le condizioni sotto le quali il sistema può funzionare. Poi se queste condizioni vengono a mancare, vabbè, non è colpa mia.
Io l'avevo detto, l'appunto 2.5, che mi serviva avere la corrente elettrica, altrimenti il sistema non funzionava. No? Che il sistema funzionava con la versione tale e tale di versione 5 di Android, e quando esce una 6 non lo so. Vediamo. Io assumo che le versioni siano quelle. Non è una cosa che posso prevedere cosa succederà nel futuro. No? E così via. E viceversa, le dipendenze, e questo sistema funziona in questo modo, ma per funzionare in questo modo dipende dalla disponibilità di questi altri sistemi, servizi, informazioni. Allora, fin tanto che questi sistemi esistono e funzionano come dovrebbero, il mio sistema ti garantisco che funzionerà. Ma se uno di questi sistemi da cui dipendo, quindi delle mie dipendenze, comincia a funzionare male, non funziona più, o funziona in modo diverso, perché magari lui evolve, e allora non ti posso più garantire che il mio sistema continui a funzionare come volevo. Quindi in qualche modo è un'informazione che mi dice, guarda che se tu vai a toccare quel sistema, da cui, che è per me una dipendenza, allora vado, prima di andare a toccare, parliamoci, perché probabilmente c'è un impatto sul mio sistema, su questo sistema che sto specificando qua. Quindi il 2.5 mi dice qual è ciò che noi possiamo dare per scontato dell'ambiente tecnico e organizzativo entro cui il sistema informativo sta lavorando. E che nel momento in cui dovesse cambiare qualche cosa, dobbiamo rivedere sicuramente qualcosa all'interno della redazione del sistema. Poi c'è ancora una sezione 3 che dice requisiti specifici, cioè, ma non ne abbiamo abbastanza? E in realtà no, nel senso che la sezione 3 va a riprendere le funzioni 2.2, 2.3, 2.4 a un livello di dettaglio maggiore. È ovvio che a seconda della complessità del sistema questo sia necessario oppure no. Per sistemi minimamente complessi probabilmente vale la pena. E questa parte 3 a sua volta è un mondo, no? Infatti dice, guarda, vai a vedere questa sezione che ti spieghiamo un po' meglio come potresti organizzare l'informazione all'interno di questa sezione. Quindi di per sé è un'arte andare a costruire un documento di questo genere, inserendo ovviamente dalla pagina 17 a pagina 37 di questa norma, va a spiegare titoletto per titoletto che cosa potresti metterci, come è meglio che tu lo scriva, come lo descriva, eccetera. No, andiamo, possiamo andare a sfogliarlo a caso. Che so, i requisiti di prestazioni, ad esempio, quali potrebbero essere, come li puoi descrivere, no? Questo è un documento abbastanza descrittivo, no? Ti dà una idea di come potresti scrivere il tuo documento di requisiti. Per i nostri scopi è fin troppo sofisticato. Quindi quello che abbiamo deciso di fare è di prendere lo spirito di questo documento e farne una versione semplificata per noi, che potremmo usare all'interno del corso. Poi di questa versione semplificata in realtà ci concentreremo ancora di più su alcuni punti, anzi su un punto. Ok? Quindi questo sarebbe l'indice del documento dei requisiti di sistema semplificato versione sistemi informativi. Sistemi informativi del Politecnico. Che può avere questi 6 punti principali. Punto 1, che come ovviamente vanno a riprendere quell'altro, no? Però qui lo specifichiamo meglio. Qual è l'ambito in cui lavora il sistema e l'obiettivo del sistema stesso? Ok, non facciamoci fregare da scope, che non vuol dire lo scopo, vuol dire l'ambito. Non è lo scopo. Lo scopo è il goal o il purpose, mentre scope è l'ambito, quindi il confine entro cui il sistema lavora.
mi occupo di questo e non dell'altro, la registrazione degli esami ma non la pubblicazione dei voti o viceversa. Lì, qui vado anche a elencare chi sono gli stakeholder. Stakeholder è un termine prettamente gestionale, quindi lo conoscete meglio di me, riassume quali sono tutte le persone o le figure o i ruoli che hanno un interesse affinché il sistema funzioni bene o funzioni come deve. L'interesse può essere perché sono degli utenti, l'interesse sono perché sono delle persone che ci hanno investito, l'interesse sono perché magari sono responsabili del processo di lavoro, processo di business di cui questo sistema informativo gestisce un pezzettino. Seconda perché devono andare a venderlo, a promuoverlo, no? Tutte persone che, ciascuno per i propri motivi, perché magari ci guadagnano, no? Mettono in saccoccia dei soldi, ciascuno per i propri motivi ha un interesse più contento se il sistema funziona bene, banalizziamola così. Ovviamente questi interessi degli stakeholder sono diversi, ciascuno tirerà da una parte piuttosto che dall'altra, però è importante sapere chi sono. Questi stakeholder li ritroveremo un po' più avanti quando entreremo più a dettaglio nei requisiti funzionali, perché poi non tutti gli stakeholder sono interessati in tutte le funzioni del sistema, quindi ce li portiamo poi avanti. E soprattutto cosa è dentro, cosa è fuori. Questo è abbastanza importante averlo chiaro. Bisogna essere sempre pronti quando parli col committente che ti dice ah ma poi sarebbe bello fare quest'altra cosa, riuscire a capire se siamo in tema o fuori tema, se la cosa di cui stiamo parlando in realtà è fuori dal confine, dall'ambito in cui abbiamo deciso di lavorare. E allora dici no, guarda, sì, sarebbe bello ma non c'entra niente, non ne parliamo qua, se vuoi ne parliamo a parte, perché poi molte volte la difficoltà è riuscire a rimanere sui binari giusti, e se non li ho definiti prima bene quali siano questi binari diventa difficile e si creano dei mostri informaticamente parlando, dei sistemi che fanno due cose ma poi anche un'altra che c'entrano fino a un certo punto, non funzioneranno mai. Poi vabbè, il punto 2 lo conosciamo, i termini utilizzati, il glossario dei termini, che sono un aspetto del modello concettuale. Noi per rapidità non lo scriviamo quasi mai, nel senso che quando facciamo gli esercizi, sia all'esame che in laboratorio, sulla modellazione concettuale, disegniamo direttamente le classi. Però in un documento fatto bene, dietro ad ogni classe, al nome di ogni classe, ci deve essere un glossario che lo spieghi, che disambigui il senso, il modo in cui è stata definita quella classe. Poi c'è la parte dei casi d'uso. Allora, i casi d'uso è la parte divertente, più divertente, no, di cui cominceremo a occuparci la settimana prossima, è un modo, tra i tanti, di rappresentare i requisiti funzionali, o meglio, di rappresentare una ampia classe di requisiti funzionali che sono quelli in cui è coinvolto almeno un utente. È la formalizzazione, sempre legata all'UML, no? Quindi torneremo a fare il diagramma di UML, che in qualche modo organizza i requisiti funzionali sulla base delle azioni che gli utenti possono fare col sistema. E ogni azione, ogni cosa diversa che il sistema, cioè che un utente può fare col sistema, è un caso d'uso, è un modo diverso di usare il sistema. Poi lo definiremo meglio la settimana prossima. Quindi al nostro interno, diciamo, questa è la versione semplificata per noi, i requisiti funzionali come li rappresentiamo? In linguaggio naturale? No. Tramite tabelle? No. Tramite? Li rappresentiamo tramite casi d'uso. Casi d'uso non vanno bene per tutti i tipi di requisiti funzionali, ma per la maggior parte sì. E cosa descrivono? Facciamo un'anteprima di ciò che vedremo in questi casi d'uso. Beh, in questi casi d'uso innanzitutto si mettono dal punto di vista dell'utente che interagisce col sistema. Di un utente che a un certo punto si collega al sistema per fare qualcosa. Dalla cosa più semplice, cioè quando voi salite sull'autobus e timbrate il biglietto, voi state interagendo con un sistema
ma nel momento in cui interagite lo fate con un determinato scopo, volete raggiungere un certo obiettivo ben preciso. Una volta che l'ho timbrato non ci penso più, ho finito, no? Io mi immagino l'utente che ha che vuole raggiungere un obiettivo e una volta che l'ha raggiunto, boh, è sollevato, è più leggero nell'animo, nel cuore, perché ormai non ha più quel problema, non ha più quell'obiettivo da raggiungere, non ha più quel cruccio da risolvere. Allora, ognuno di questi è un caso d'uso. Timbrare il biglietto è un caso d'uso, semplicissimo, avvicina la tessera e la togli, aspetta che faccia bip e la togli. Però hai un utente che all'inizio aveva un obiettivo da raggiungere e alla fine ha questo obiettivo raggiunto. Se il caso d'uso si interrompe a metà, l'obiettivo non è raggiunto. Quindi cerchiamo di impacchettare le funzionalità del sistema sulla base di questi piccoli momenti di interazione tra l'utente e il sistema, che sono momenti di interazione magari limitati ma di senso compiuto, cioè all'inizio avevo un obiettivo, alla fine l'ho raggiunto. Non ha senso iniziare a metà, non lo faccio per caso, ma lo faccio per ottenere un certo obiettivo. Vedete che è un punto di vista un po' diverso. Se quando costruisco un sistema mi chiedo quali bottoni devo mettere, quali voci del menu devo mettere, e mi concentro di più su ogni singola azione, su ogni singolo bottone, su ogni singola funzione. Ma se mi metto dal punto di vista dell'utente, lui non è che schiaccia bottoni a caso perché si sente di farlo. Ok? Quando scrivo un post su Facebook, voglio scrivere un post su Facebook. Allora ci devo mettere il contenuto, ci metto il link, ci faccio il tag, schiaccio post, eccetera, eccetera. Quindi svolgo una certa serie di azioni interagendo con il sistema informativo perché ho un obiettivo, l'obiettivo lo so già all'inizio quale sia. E poi interagisco attraverso una serie di passaggi con il sistema per raggiungere l'obiettivo. Quindi noi partiamo da un utente che chiameremo attore primario del caso d'uso, il quale ha degli obiettivi da raggiungere. Ogni caso d'uso partirà da un attore che vuole raggiungere degli obiettivi e descriveremo le azioni che compie questo attore. Poi, come sempre, queste azioni le possiamo descrivere a due livelli di dettaglio: a livello business, a livello utente, oppure a livello sistema, quindi avendo tutte anche le informazioni più tecniche. No, quando parliamo di livello di sistema stiamo sempre parlando del livello degli sviluppatori, no? Informazioni che non interessano all'utente finale. Quindi impareremo a descrivere le funzioni del sistema usando questa notazione, questa rappresentazione. Descriviamo l'insieme delle funzioni svolte dal sistema identificando quali sono gli attori che possono interagire col sistema e quali sono gli obiettivi che ciascun attore si può porre nel momento in cui interagisce col sistema. Obiettivo specifico. Non, ok, uso il sistema. Adesso mi siedo e uso Word. Cosa vuol dire? Sarebbe utile. Adesso scrivo una tabella, faccio una figura, salvo un file, aggiorno un documento. Magari in una unica seduta, sessione di lavoro, mi do tanti documenti, tanti obiettivi specifici diversi. Quindi magari ho usato Word tutto il giorno, ma per i primi 5 minuti ho fatto una cosa, poi ne ho fatto un'altra, poi ne ho fatto un'altra. Ciascun passaggio per me era un obiettivo. Ciascun obiettivo è stato raggiunto attraverso una serie di una o più interazioni col sistema, di solito più di una. Noi impareremo sui casi d'uso due cose. Una, come elencarli. Notazione grafica del diagramma dei casi d'uso. Fare l'elenco di tutti i casi d'uso possibili di un sistema. Due, come descrivere ogni singolo caso d'uso. L'elenco è più a livello di notazione utente, notazione business, la descrizione è più a livello già di sistema, dove vado a identificare i singoli passaggi, i singoli scambi di informazioni. Rispetto al punto 1 e al punto 2, il punto 1 può essere una paginetta o due paginette, il punto 2, beh, se il glossario è fornito, posso anche avere 4, 5 pagine, 10, ma non ci arrivo 10 pagine. Il punto 3 è enorme da questo punto di vista, perché se un sistema minimo minimo avrà qualche centinaio di casi d'uso,
ciascuno va descritto in una paginetta, probabilmente sono già 100 pagine solamente per il punto 3. Però mi permette di descrivere, a noi piace molto presentarvi questo formulario di casi d'uso, perché permette di descrivere una cosa che è anche abbastanza tecnica, che è già abbastanza a livello di sistema, in un modo ancora facilmente leggibile e facilmente comprensibile. Quindi riusciamo a mantenere la comprensibilità da parte del committente anche su aspetti più di dettaglio, no? Poi la settimana prossima lo impareremo. Parte 4, che tecnologie usare? Quindi descrivere quali siano i requisiti tecnologici per il sistema e quali sono i requisiti degli altri sistemi con cui si deve interfacciare. E quindi i vincoli sulla tecnologia con cui è utilizzato, i vincoli di integrazione, quindi gli altri sistemi con cui deve comunicare, eccetera. Tutto questo l'abbiamo riassunto sotto il capitolo 4, tecnologia. Va fatto come sito web, va fatto come applicazione mobile, va fatto come programma installabile su Windows, va fatto come programma su Linux. No. Queste cose qua le mettiamo qua dentro. Sono un sottoinsieme dei requisiti non funzionali, chiaramente. I requisiti non funzionali che hanno impatto sulla tecnologia implementativa. In parte sono di prodotto, in parte sono di processo, molto spesso i due sono legati. Il fatto che la tecnologia sia nel punto 4 significa che in tutti i punti precedenti la tecnologia non c'è. Non si parla di tecnologia. Si parla di utenti che fanno cose con un sistema. Punto. Non c'è scritto, prima del punto 4, non c'è scritto da nessuna parte internet, non c'è scritto Bluetooth, non c'è scritto Android, non c'è scritto mouse. Perché le funzionalità del sistema, poi dopo dico o scelgo con che tecnologie verranno realizzate, ma quella stessa funzionalità può essere realizzata con tecnologie diverse. Teniamo separati l'aspetto funzionale dall'aspetto implementativo. Perché io tra 5 anni potrei avere bisogno delle stesse funzionalità, ma implementate con tecnologie completamente diverse. Se ho messo insieme tutto, non mi districo più. Quindi è uno sforzo difficilissimo. Quando io lavorando, adesso non in questo corso, in altri corsi, lavorando in cui chiedo agli studenti di fare dei requisiti funzionali, la metà delle volte, quando arriva la prima bozza, gli si dice: guarda che qua hai parlato di tecnologia, toglilo. Questo dipendente dalla tecnologia, non va bene, cerca di essere più astratto, cerca di cogliere l'essenza della funzione che svolge il sistema, non di come la fai. Poi magari in mente hai già un esempio, ma non lo devi scrivere, no? Quindi manteniamo bene questa separazione tra le funzioni del sistema e lo use case ci aiuta abbastanza, no? Perché è un formalismo abbastanza neutro in cui si scambiano informazioni l'utente e il sistema, ma nello use case non entriamo nel dettaglio di come si scambiano queste informazioni. Questo lo lasciamo per la parte di tecnologia. E poi ovviamente ci sono gli altri vincoli tecnologici di integrazione, eccetera, di cui abbiamo parlato prima. Poi possono esserci tutti, qui l'abbiamo tagliata un po' breve, abbiamo detto altri requisiti, che essenzialmente sono tutti gli altri requisiti non funzionali, requisiti di qualità. Vedete che grosso modo queste requisiti di processo, requisiti di prestazione, di sicurezza, di usabilità, portabilità, sono tutti attributi che abbiamo già visto parlando dei requisiti non funzionali. Quindi questo capitolo 5 si poteva chiamare anche requisiti non funzionali oppure altri requisiti di vario tipo. In realtà i requisiti non funzionali sono divisi tra il 4 e il 5 in certo senso. No? Tra il 4 quelli che hanno impatto sulla scelta delle tecnologie, i 5 invece sono gli altri. Quelle che hanno impatto non solo sulle tecnologie. È chiaro che ad esempio l'usabilità dipende dalla tecnologia che uso.
quindi ha impatto sulla tecnologia, sicuramente l'usabilità, ma anche impatto sulla grafica, per dire, che non è un aspetto tecnologico, quindi sono più ampi, mentre il punto 4 è più focalizzato sulla tecnologia stessa. E il punto 6, diciamo, sono gli aspetti esterni. Quindi i requisiti non funzionali, i quali abbiamo divisi in requisiti funzionali di tipo tecnologico, di tipo qualitativo non tecnologico, non solo tecnologico, e esterno, quindi di dominio pure esterno, aspetti legali, politici, organizzativi e così via. Quindi ad esempio, partendo dal fondo, che assunzioni vengono fatte sull'ambiente umano, quindi delle persone che devono usare il sistema, quali dipendenze ci sono sul modo di lavorare delle persone, quali sono i requisiti di formazione, quali sono le conseguenze umane del fatto che il sistema viene completato. Adesso qui siamo in una fase, sembra che le uccidino queste persone, ma le conseguenze sull'aspetto organizzativo, umano, lavorativo, quando il sistema ci sarà, cosa cambierà nelle persone che devono usarlo, che sono coinvolte. Vabbè, poi gli aspetti legali, politici, eccetera. E poi sono partito dal fondo per lasciare per ultimo il punto più interessante: qual è il backup umano rispetto alle operazioni del sistema? Questa è una domanda difficilissima, che vuol dire: oggi siamo capaci di portare avanti un processo senza il sistema informativo che stiamo costruendo, funziona. Domani ci sarà questo sistema informativo e quindi cambieremo i nostri processi e ci affideremo al sistema informativo per svolgere delle operazioni che invece vengono svolte magari in modo manuale. Bene, cosa succederà domani se per caso il sistema informativo non dovesse funzionare? Se per un giorno non funziona, si ferma tutto? Oppure se per un giorno non funziona, chiaramente tutti si arrabbieranno, ma riusciamo comunque a portare avanti le attività perché abbiamo un backup umano, manuale, semi-manuale. Riusciamo comunque a portare avanti le cose? Se il sistema non funziona, funziona in modo parziale, in modo degradato? Sai, perché prima magari avevo la carta, poi non ce l'ho più perché tutto è il sistema informativo, se il sistema informativo quel giorno non funziona, non parte, non ho neanche più le informazioni su che cosa devo fare. Quindi potrei farle, ma magari il giorno prima, cioè, se il giorno prima, se ieri quando il sistema funzionava, avessi stampato la pratica, oggi potrei andare avanti, ma non avendo la stampata e se il sistema giù non posso fare nulla. Quante volte siete andati, faccio l'esempio classico, alle poste, no? E non siete riusciti a fare nulla perché c'erano dei codoni mostruosi, perché il sistema non funzionava, il terminale è giù, poi usano questi termini un po' barocchi, il terminale è giù, non funziona, la connessione manca e quindi nessuno riesce a fare niente, rimangono lì a guardarsi l'un l'altro, no? Perché nessuno ha pensato nel progettare il sistema a che cosa succedeva, a cosa dovrebbe succedere se per caso il sistema dovesse non funzionare, non funzionare alla perfezione. Questi sono aspetti ovviamente organizzativi, non ha nulla di tecnico questo. È ovvio che una soluzione possibile sarebbe fare il lavoro due volte, cioè il sistema che fa il lavoro, poi in parallelo anche tutto il cartaceo, ma non conviene a nessuno. Però se anche il sistema, per dire le pratiche, non dico che le stampo ogni sera, ma me ne salva su un disco separato, in PDF, e quindi al limite le posso prendere e andare a vedere anche se il sistema è giù, con una tecnologia più bassa, più semplice, magari mi permette di andare avanti, ecco, sono un esempio. Qui il punto è solo per dire, ricordiamoci di pensarci. Va bene, direi che con questo possiamo chiudere, noi riprendiamo la settimana prossima, iniziando a parlare di casi 2.